Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio, sono Genan e oggi siamo tornati su Farming Simulator 17 in compagnia di The Matt Gamer 15 e c'è un singhiozzo della madonna, per questo state vedendo un bordello di tagli come quello che avete appena visto. Comunque questa si intitolerà la serie seria, come potete ben vedere, come avrete visto di sicuro dalla copertina. E difatti Matteo è così serio che fa queste cose. L'hai fatto tu! Ma che dici? L'hai fatto tu? Sì, mi sa... Ok, perfetto. Ora, ribattuto Matteo, abbiamo ben 1.200.000 euro che Matteo dovrà spendere perché la partita è sua. Quindi ora, ragazzi, valutiamo cosa comprare io e Matteo e prima cosa vendere. E poi ci vediamo quando avremo comprato un po' di cose. Allora, ragazzi, abbiamo comprato un bel po' di cose. Allora, abbiamo deciso di fare questa serie vanilla, in modalità vanilla, nel senso senza mettere mod, cose varie. Abbiamo comprato un bel po' di pallet e sono rimasti... Abbiamo comprato due trattori e queste cose qui. Sono rimasti ancora 530.000 euro, quanto hai? 540.000? Sì, 538.625. Vabbè, quindi possiamo fare ancora tante cose. Io avrei in mente comunque, io consiglio cominciare anche con l'insilato perché comunque poi porta un po' di soldi. Ora, faccio un altro lavoro palloso, ovvero caricare pallet. Quanti ne puoi portare con quel coso lì, Massimo? Non lo so, se li dispongo bene... Oh, che bella per un trattore veloce. La chiama Fast Track. Ci sarà un motivo. Raga, io ho finito di caricare tutti i pallet e quindi adesso li riporto in fattoria. Poi inoltre abbiamo comprato una mietitrebbia da foraggio perché vogliamo cominciare l'insilato. Ma mi scusi, dove... Giustamente, lei è intelligente. Mette l'operaio nel campo però non toglie la trebbia. Mi scusi. Quindi stava fottendo soldi a gratis. Raga, ho portato i semi e il fertilizzante in fattoria. Ho poca memoria sul disco e adesso devo portare pure questo. Poi credo che concluderemo anche se non avete visto un cazzo. Raga, sono arrivato all'impianto del biogas. Adesso sto convincendo Matteo a fare una cosa che è utile. Lui non se intende. 145.000? Oh, ma la palla gommata serve, se no come lo fa il biogas? La prima. La prima. E poi però la forca da insilato, che è l'ultima. No. Vabbè, compriamo. Io mi sto fidando di lui, poi magari mi sta facendo fare delle cavolate. Raga, ha pure comprato quindi questa palla gommata, che adesso porto al biogas. Ha comprato pure la forca da insilato. Ragazzi, sono quasi arrivato all'impianto del biogas. Vi informo che i video di questa serie, se riusciamo, la portiamo una volta a settimana. Quindi si alternerà con la serie su Hagenstedt. Ragazzi, non seguite la serie su Hagenstedt, fa schifo. Comunque, ragazzi, lui è rimasto con 100.000 euro all'incirca. Ci vediamo nel prossimo episodio della serie seria in compagnia di The Matt Gamer 15. Ragazzi, vi ringrazio di essere presente. Lasciate un piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentate qua sotto scrivendo queste cose. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.